L'Associazione Lo Specchio dell'Anima presenta Quinto incontro tra mistero e realtà. Il dopo è qui tra noi. Presso l'Hotel Noris di Schio, il 2 e 3 aprile 2022. Con Luca Garbin, Enrica Luppi, Lisa Morello, Alessandra e Daniele Massari, genitori di Giulia, Daniele Cipriani, Umberto Donnarumma, Cristina Tarica Di Maggio, Cesare Zanoni. Saranno disponibili inoltre per aiuto spirituale Marisa De Giorgi, Luca Garbin, Patrizia Perrone, Cristina Tarica Di Maggio, Cesare Zanoni, Gina Antonelli, Marina Schettino, Lisa Morello e altri. Informazioni e prenotazioni 347-347-6252 www.lospecchiodellanima.org. Buonasera a tutti, ben arrivati, cari amici che ci stanno seguendo dallo Specchio dell'Anima, da Mondi Spirituale, dalla pagina surreale dell'infinito per questa bellissima diretta. E ringrazio gli amici che si stanno connettendo oggi, chi vedrà in secondo momento, chi vedrà in differita la diretta, quindi do sempre il nostro caloroso benvenuto. Questa sera abbiamo con noi nuovamente ospite Lisa Morello, che ci parlerà di una tematica bellissima, le rune. Ma Elisa la conosciamo già, è membro partecipante e attivo del gruppo, è creatrice di vari post, anche molto brava nella grafica, quindi lascio lo schermo a Elisa, perché è lei che questa sera ha un messaggio importante da donarvi con le sue rune, con la spiegazione di che cosa sono, per capire finalmente che cosa sono le rune nella loro naturalità delle cose. Grazie. Ciao Elisa, ben arrivata. Ciao Luca, non serve che tu sparisca se vuoi restare qua insieme a noi. Allora, saluto tutti quanti quelli che si stanno collegando, saluto chi, come hai detto tu, vedrà più tardi la live o la vedrà in un secondo momento e vi ringrazio per essere qua ad ascoltare un argomento, un tema, qualcosa che per me è molto importante. E quello che voglio dire da prima è che ormai un pochino mi conoscono e il mio, la mia cosa principale è che io sono medium e come tale guarderò le rune, ne guarderò da questo punto di vista. Ne guarderò da questo punto di vista perché? Perché le rune da subito, inizio subito rispondendo a che cosa sono le rune. Le rune per me sono energia, da prima. Sono dei portali, se vogliamo, sono dei messaggeri. C'è l'idea delle rune, che le mostro anche un po', le mie. Stiamo parlando di questa cosa qua, e tra l'altro le vedete nello sfondo. Le rune sono
tutt'altro che un alfabeto o tutt'altro che un mero metodo divinatorio. Questo lo dico perché spesso le rune, da chi magari le conosce meno, sono viste come quella cosa che va tenuta in un sacchettino e spesso nei festival celtici o da quelle parti là vengono pescate e portano un messaggio. Che cosa dire di questo? È vero che le rune portano un messaggio, però è davvero riduttivo vederle soltanto come una cosa da pescare che un giorno può darti un messaggio. Questo perché? Perché le rune sono dei simboli, quello che è sono vari aspetti importanti delle rune da considerare, soprattutto il loro simbolo proprio come tale, o quello che è la loro valenza fonetica. Qualcuno considera anche dei numeri legati alle rune o altri aspetti, perché ce ne sono vari, proprio perché le rune trasportano ogni runa un simbolo, ogni runa un messaggio. Quello che voglio dire è del perché possono risuonare a noi. Perché? Perché le rune sono parte, risalgono, vanno molto indietro nel tempo. Molto si è detto, scritto, visto, fatto intorno alle rune, ma la cosa che è interessante è pensare da questo punto di vista, cioè risalgono molto indietro nel tempo alle popolazioni nordiche, anglosassoni, scandinave, che le usavano per diversi scopi. Quasi mai come alfabeto, ok, che delle volte si traduce il nome come una runa, quasi mai come alfabeto, perché ripeto che ogni runa va pensata molto similare a un glifo, ok, o a proprio un simbolo che contiene un concetto. Venivano usate però molto a scopo magico e, se vogliamo, divinatorio, cioè per non tanto scoprire il futuro quanto co-creare il futuro insieme al mondo spirituale, mettiamo così. Essendo state parte della realtà delle popolazioni nordiche, anglosassoni, quanto celtiche, quanto tutta la penisola iberica e italica, e in qualche modo ci toccano perché siamo europei. E diciamo che le rune risuonano un po' nel sangue di tutti noi, risuonano un po' nello spirito di tutti noi. È come se facessero parte di un bagaglio che noi portiamo ereditario dentro di noi, di quello che arriva dal posto dove noi viviamo. Il campo morfogenetico, si dice, cioè noi siamo europei e prendiamo proprio per diritto di nascita, perché nasciamo qui, quelle conoscenze, quel background, quel karma, anche se la guardiamo da questo punto di vista. Insieme a questo prendiamo anche le rune. Per questo noi come europei abbiamo la possibilità di accedere alle rune anche facilmente, nel senso che ho visto le rune funzionare in qualche modo o risuonare anche a persone che non le conoscevano. Semmai dopo ne parlo un po' più specificatamente di questo, perché è interessante, e quello che posso dire in maniera proprio più pratica invece è che, come avete visto, io ce le ho fatte sul legno, venivano comunque incise su materiali per lo più naturali, questo perché sia per un discorso magico, io parlo di magia, però in realtà la magia di un tempo era molto ritualistica e dovete pensare ai culti pagani anche, ok? Quindi con più divinità a cui si riferivano, con più divinità, con un mondo spirituale che era sempre, interagiva sempre con noi, era sempre intorno a noi e lavorava molto attraverso gli elementi della natura, e attraverso gli elementi della natura si creava una forte connessione. Infatti si parla anche di sciamanesimo. Sì, ci sono diverse cose da dire delle rune. Allora, una alla volta, si parla anche di sciamanesimo in forma più ancestrale proprio. Quando si parla di, qualcuno avrà sentito parlare del Seidr, per esempio, che è proprio quella magia, una delle magie legate alle rune. Poi specifico un pochino cosa intendo con magie. Spero fino a qua di aver spiegato un pochino cosa sono queste. Certamente, prego, prego, Lisa. Ok. Allora, parliamo subito di questo aspetto magico, che è uno di quelli più interessanti. Allora,
diciamo che essendo le rune e contenendo un concetto, faccio degli esempi per capirci. Ok, questa è una runa che sembra una R ed è fatta attraverso dei proprio dei segni, ok? E attraverso quei segni che sono diversi magari da questo, attraverso quei segni posti in quel modo, diciamo che richiama anche delle parti dentro di noi che possono risuonare con il modo in cui i segni sono messi, il modo in cui, e questa si chiama raido, il modo in cui il suono del nome della runa viene espresso. Queste due cose unite, cioè come segnare, come incidere o come tracciare la runa, e la sola espressione del nome della runa con una sorta di intenzione in quello che si fa e con l'emozione si può creare una connessione con la runa in una meditazione fatta così, fatta in questo modo, perché spesso mi dicono come si fa. Allora, potete fare una meditazione fatta come ve l'ho detto adesso, con ogni runa, con tutte quelle che voi volete. E quando parlo di concetti, per esempio, questa runa racchiude un po' i concetti del viaggio, del movimento, del muoversi. Però non è solo un viaggio interno, è anche un viaggio nel mondo. Dipende un po' da quelle che sono le circostanze in cui questa runa viene letta, in cui questa runa viene in cui si medita con questa runa, per cui si medita con questa runa. Perciò è riduttivo a volte pescare da un sacchettino una runa e vedere che cosa mi dice, perché mi parla di viaggi, ma in un modo mi parla di viaggio, movimento, mi parla di uno spettro di movimento molto ampio che per capire bene che cosa quel movimento mi vuole dire devo guardare nello specifico. Come faccio a guardare nello specifico? Spesso attraverso una meditazione. Quando prima dicevo che le rune possono risuonare con tutti, anche chi non conosce il significato specifico di questa runa, è perché spesso le rune, proprio perché sono nel nostro sangue, non necessariamente hanno bisogno di tante spiegazioni. E come dicevo, il modo in cui vengono tracciate e il nome hanno dentro di noi vanno a toccare quelle parti di noi che già ci sono, che in qualche modo risuonano con la runa stessa. Faccio un altro esempio un po' banale, ma interessante. Cerco tra le mie rune mentre mi vedete così. Allora, questa qua, che sembra una freccia, spesso ne ho parlato, è facile capire che è una runa che mira all'obiettivo. Ok? È una runa che mira all'obiettivo. Ma simile è questa, che in realtà sembra, se voi ci pensate, l'uomo quando si mette con le braccia stese verso il cielo a chiedere l'aiuto divino. E infatti questa è una runa che mi parla tanto di protezione. E per fare sempre degli esempi, i Celti, quando dico magia, usavano questa runa, che tra l'altro la vedete sopra di noi, anche Sì, sullo sopra la testa. sfondo, esatto, questa runa che veniva usata per protezione, veniva usata proprio anche incisa nelle case, per esempio, ok? Parlerò solo di una piccola parte questa sera, perché delle rune hanno scritto tomi su tomi, libri su libri, quindi posso dire soltanto piccole parti, però questa può essere per esempio una runa di protezione. E un altro modo per fare le magie che usavano i nostri avi era anche usare le candele, ok? Quindi come anche nelle chiese cristiane si usano molte candele, anche loro usavano molte candele per richiamare gli elementi naturali, come per esempio l'elemento del fuoco, e comunque è un po' nota, no? L'accendere una candela, tutte le valenze che può avere. Sì. Poi ci sono tante rune che parlano di tante cose. Vi faccio degli altri esempi. Ho qua un po' di rune, volevo farvi un altro esempio su altre rune, proprio per farvi capire di cosa parliamo. Ecco, per esempio questa runa, che sembra una B, scusate, sembra una B. Questa runa anche è interessante perché rappresenta in qualche modo la fertilità, ma da diversi punti di vista, non per forza da un punto di vista materiale o non solo per forza da un punto di vista spirituale, ok? Rappresenta il concepimento, rappresenta l'inizio, in qualche modo è legata alla primavera. Se qualcuno conosce
l'alfabeto ebraico della Kabbalah, ci sono delle somiglianze anche lì. Ci sono delle somiglianze anche lì. Le rune che conosciamo oggi, che portiamo oggi, sono 24, quelle alla base. E in ogni runa c'è proprio un concetto. Su questo c'è il concetto della partenza, ed è legata alla primavera. E se la metto così, anzi scusate, così, sembra, oltre che delle montagne, quindi legata comunque alla natura, sembra proprio il seno di una donna, perché è la grande madre, la madre terra. E un'altra cosa interessante da tenere in considerazione è anche proprio la sequenza in cui le rune sono messe, perché la sequenza in cui le rune sono messe è come se volessero definire quella che è proprio una sequenza di crescita, nascita, morte, vita, rinascita o delle esperienze della vita. Quindi quando si parla di, faccio un altro esempio qua, con questa, ecco qua, allora qua questa runa c'è. Prima e dopo c'è questa runa. Ovviamente lo schermo le fa vedere ribaltate, quindi dovete immaginarle rovesce da come le state vedendo, perché purtroppo lo schermo le fa vedere ribaltate. Quindi questa runa e questa sono successive, una successiva all'altra, scusate. Questa è successiva a questa. Questo è il movimento, questa in un certo senso è la luce. Dopo il movimento, dopo aver fatto il movimento verso qualcosa, puoi ricevere una sorta di illuminazione, se vogliamo fare una, se vogliamo dare una spiegazione, proprio per farvi capire che cosa intendo quando dico che c'è una ogni runa consecutivamente all'altra è da osservare come porta proprio la storia anche della vita nostra, di come persone. Ho parlato un sacco, Luca. Dimmi se è Certo, chiaro fin dove sono arrivata. benissimo, ti voglio chiedere, quindi ogni runa ha un suo significato Sì, ogni che runa. se messo assieme alle altre cambia il significato della runa stessa? Può Sì, cambiare? no, cambia assolutamente. Infatti è proprio riduttivo guardare una runa soltanto, a meno che una persona non scelga di meditare con quella runa. O, se non altro, focalizzare la propria attenzione su un aspetto. Perché? Perché torniamo a questa runa qua, no? Del movimento, dei viaggi. Come faccio a dire di che tipo di viaggi si tratta? Devo guardare di che cosa io sto parlando o che cosa sta accadendo nella mia vita. Se parlo di lavoro, e sto meditando sul mio lavoro personale, dovrò cercare di capire che cosa mi suggerisce la runa, se mi suggerisce di fare un viaggio interiore per cercare di cambiare me stesso e il lavoro che voglio fare, o se devo fare proprio un viaggio fisico. Perché tra l'altro questa runa comunque veniva usata per io dico favorire, ma nel senso per aiutare, supportare i viaggi. La cosa ancora interessante da aggiungere è che le rune, così come le conosciamo, queste sono le rune base. Cioè, questa runa è una runa, un concetto base che contiene proprio un concetto base, no? Andiamo ancora sul generico, il viaggio, la protezione. Piuttosto che questo è il fermo, è il ghiaccio, no, è una punta di ghiaccio. Ce ne sono altre 24 di cui si può parlare. Questo, per esempio, già la forma la suggerisce. Questa runa qua rappresenta un getto d'acqua. È legata all'elemento dell'acqua, sembra un rubinetto, okay, che fa acqua, che butta fuori acqua, un getto d'acqua ed è legata all'elemento dell'acqua sotto diversi aspetti. L'elemento dell'acqua può pulire, può, si dice impantanare in italiano, uno si può impantanare nell'acqua, cioè può fare tante cose, quindi non è detto che quando io guardo questa runa ci sia già una spiegazione specifica di una runa. Parla di quell'elemento, di quel concetto in modo ampio. E sono 24 concetti. Cosa succede di interessante? Interessante succede quando quelle che si chiamano le rune legate, o in inglese famose bind rune, perché sono l'assemblaggio, tra virgolette, di più rune che vengono appunto messe insieme. Ora io non ce le ho qua da far vedere neanche una purtroppo, ma
sono proprio arrivano quando si decide di mettere insieme due o tre rune per creare una sorta di sigillo magico, chiamatelo come volete, perché la forza di quelle tre rune vada a legarsi insieme. Perché? Perché vi dicevo prima che dovete proprio guardare le rune come, trattini, come tracciati, okay? Come lineette. E insieme questa lineetta c'è anche qua dentro. Se vogliamo, ma c'è anche qua. Questo vi do solo degli spunti di riflessione, proprio per farvi capire cosa le rune sono, oltre che il pescare da un sacchettino. Infatti ci ha spiegato che cosa sono le rune. E ti faccio una domanda io. Che cosa servono le rune? Allora, come stavo dicendo, infatti, una delle cose più interessanti che si può fare con le rune è avere dei messaggi, per esempio, oppure co-creare la propria realtà. Perché? Perché quando io, se noi siamo consapevoli di quello che è il concetto dentro a quella runa, con la runa posso attivare dentro di me quelle risorse. Perché? Perché tra l'altro ogni runa, contiene un concetto. Questo concetto è sedimentato dentro di noi. Torniamo su, ora la sparita. La runa che vi ho fatto vedere prima si è dissolta magicamente. Interessante. La runa che vi ho mostrato prima, che sembrava proprio il seno di una donna, quella runa che si è dissolta nel mio tavolo adesso, non c'è più, quella runa in qualche modo è legata anche al fegato. Quando noi decidiamo di lavorare anche con una runa. Quella runa, adesso porto un organo specifico, ma non necessariamente, le rune sono legate a parti anche del nostro corpo, se vogliamo. E facendo questo esempio voglio portarvi un attimo a riflettere sul fatto che voi potete aprire porte dentro di voi. Potete aprire porte dentro di voi anche a un livello fisico, se vogliamo, ma per esempio, se parliamo d'acqua, stiamo parlando di emozioni, per esempio. E possiamo andare a vedere tutto quell'aspetto di noi come se avessimo una chiave per aprire quella porta dentro di noi. Oppure, sempre parlando di questi viaggi, possiamo aprire la porta dentro di noi sull'aspetto dei viaggi. Perché? Perché questo accade? Perché le rune, tornando all'inizio, essendo noi parte dell'Europa, essendo le rune nel nostro sangue, in qualche modo, nel nostro bagaglio come anima, le rune sanno dove andare. Dovete pensare alle rune come archetipi che hanno una forza a sé stante, come quando si parla, non voglio dire di egregore, ma come quando si parla proprio di un concetto che esiste a sé stante da voi, da noi, e che lavora a sé stante da noi e da voi. Questo si è visto anche attraverso studi, che proprio le rune hanno un modo di risuonare e di attivarsi a prescindere da noi. Perché questo simbolo qua, magari qualcuno non lo conoscerà, ma in qualche modo è un simbolo che ti porta ad andare con la freccia, come un cacciatore, a cercare, per esempio, O seguire una direzione. o seguire una direzione. Le rune hanno proprio dei modi in cui sono fatte. Faccio un altro esempio su questo. Questo è come un pozzo che accoglie dentro le cose. Il modo in cui noi guardiamo la runa, cambiando la runa, cambia anche il modo in cui si esprime un messaggio eventualmente legato alla runa. Che altro posso farvi vedere? Fatemi pensare. Beh, è abbastanza chiaro questo concetto. Vi porto una runa che è conosciuta da tutti. Questa runa è la runa del sole. È una runa che è conosciuta perché? Perché la conosceva un tizio che nella storia, è stato ricordato, per il bene e per il male che ha fatto non molto tempo fa, che l'aveva, usata per rafforzare tutti i suoi intenti. E rafforzando i suoi intenti aveva creato una runa, che in qualche modo risuonasse, perché? Perché quel tizio sapeva quanto era importante usare anche una parte ancestrale dentro di noi e le rune risuonano con quella parte ancestrale dentro di noi.
Lisa, ti faccio una domanda, ma le rune sono o non sono uno strumento di divinazione? Sono uno strumento di divinazione, però ritornando dove prima, è difficile, intanto le divinazioni che noi conosciamo di pescare una runa da un sacchetto non sono quelle che usavano all'epoca. Perché questa cosa toglie un po' di sacralità, possiamo dire, a uno strumento che in realtà è molto potente, e in un certo senso a volte toglie proprio di significato perché c'è tanta roba da dire e ne riusciamo a dire gran poca. Perciò sono un sistema di divinazione, ma per fare divinazione con le rune, a mio avviso, occorre intanto conoscere le rune. Per forza, perché se no una runa che è uscita nella tua divinazione non difficilmente avrà un senso, no? Se non conosci il significato, come i tarocchi. Infatti. Per esempio, se non conosco i tarocchi faccio fatica a fare divinazione con i tarocchi, però è possibile fare divinazione in diversi modi. Questo sì, è possibile, è una delle cose che si possono fare. Di certo non si può scoprire il futuro, ma si può scoprire come creare una situazione o andare verso una situazione con il supporto delle rune e con il messaggio che la runa sottintende. Non so se Ok. riesco a risponderti. E come funziona? Cioè, nel senso, le possono usare tutti? Allora, le rune sono per tutti, loro vanno da tutti, ma in un certo senso non sono per tutti. Cosa significa? Che, come dicevo prima, le rune risuoneranno con quasi tutti noi perché siamo europei e di diritto abbiamo questa cosa, ma non è detto che risuoni per te, non è detto che come i tarocchi e come ogni altra cosa, non è detto che risuonino ad ognuno di noi, non è detto. Però, in base a quello che è la vostra conoscenza, consapevolezza, quello che volete fare, le rune possono o meno risuonare con voi. C'è una cosa che ci tengo a dire che ho visto essere un denominatore comune delle persone che in un certo senso sentivano, di essere attratti dalle rune. Perché le rune, cerco di formulare questo pensiero, le rune dicono la verità. Per la mia esperienza, nel senso, avendo dei concetti e sottintendendo dei concetti, per esempio il concetto di eredità, le rune parleranno di eredità e non ti nasconderanno quella cosa se tu la chiedi. Perciò vanno spesso dalle persone, ecco, infatti senti che dico vanno, perché le rune hanno un'intelligenza, secondo me, hanno una loro intelligenza da archetipo o da messaggero e vanno dalle persone che cercano la verità e la vogliono vedere a prescindere. Questo non vuol dire che tutte le persone che vogliono vedere la verità lavoreranno con le rune e nemmeno che le rune lavoreranno solo con persone che vogliono vedere la verità, ma che è un denominatore comune perché le rune non la mandano a dire. Le rune non la mandano a dire proprio perché, ripeto, contengono un concetto e se quel concetto ti parlerà di viaggi, non ti parlerà di qualcos'altro. Se la risposta è che devi viaggiare, la runa che ti arriverà è la runa di quel concetto. Se la runa che ti sta arrivando ti dice che ti devi trasformare o che devi avere più forza fisica o che devi stare attento alla salute fisica, non te la manderà a dire, ti arriverà quella runa che ti dirà quella cosa. Perciò sono per tutte le persone che, secondo me, vogliono aprire delle porte dentro di sé sulle informazioni e che le vogliono vedere. Punto. Ok, e ti faccio un'altra domanda. Come le possono usare? Come si possono usare le rune a questo punto, visto che hanno molte sfaccettature? Allora, similmente a quello che dicevo prima, anche se non conoscete le rune, ma volete approcciarvi alle rune perché avete voglia di capire cosa sto dicendo, che cosa significa questa roba che dico, che le rune risuonano, eccetera, eccetera, potete fare una cosa molto semplice. Potete prendere la runa, scriverla anche su di un foglietto se non ce l'avete il vostro set, ok? Se non ce l'avete non importa. È importante avere un set, sentirete l'esigenza.
esperienza di avere un set, ma non è necessario secondo me, perché spesso ho consigliato a delle persone che non avevano un set di prendere dei sassolini e di scrivere sopra la runa corrispondente, prendere 24 sassolini simili e fare così. Il mio primo set era fatto col DAS. E ci tengo tantissimo, anche se poi ne ho fatti degli altri nel corso del tempo, e nel momento in cui ce l'avete davanti, guardare la forma della runa, perché la forma della runa in qualche modo già vi suggerirà qualcosa. E meditare, cosa vuol dire meditare? Per me meditare vuol dire accendere una candela, fare silenzio, vi raccomando, perché con il silenzio possono emergere le parole, e ripetere dentro di voi il nome della runa, anche ripetendo il nome della runa e visualizzando i tratti, ok, della runa. Questo è un modo semplice per iniziare a vedere che cosa succede alla runa con cui lavorate, e se avete un intento, ecco, io vi consiglio di lavorare con un intento, perché sennò la runa non sa dove andare, è come se avesse un potenziale infinito e non sapete dove metterlo, si disperde. Questo con tutte le cose. Prendetevi un momento, mettete un intento e guardate quello che è il messaggio che con la runa si forma. Con l'allenamento ovviamente è più semplice ricevere dei messaggi in questo modo, perché penso che state ascoltando e conoscete le rune, penso che c'è qualcuno che sta ascoltando che non le conosce affatto, dice ma cosa sta dicendo questa sera, penso che c'è qualcuno che conosce molto di più le rune di quel poco che sto dicendo io, che magari sa benissimo cosa significa lavorare con le rune in questo senso. Questo per me è un modo di cominciare a vedere che cosa le rune possono fare, meditare. Un altro modo che potete usare è semplicemente di mettere le rune davanti a voi e in cerchio, magari seguendo la sequenza che hanno le rune, se cercate la trovate facilmente la sequenza delle rune, e meditare con quel cerchio di rune. Perché? Perché le rune, come dicevo prima, torno indietro, sono conoscenza, ok? Sono la conoscenza del concetto relativo ad ogni runa. E quel concetto c'è dentro ognuno di voi, che voi lo conosciate o meno. Runa significa segreto, la parola. Significa segreto. E è come se voi doveste svelare quel segreto a voi stessi utilizzando le rune. Se voi volete potete meditare con tutto il cerchio, semplicemente visualizzandolo, guardando cosa succede, ascoltando le emozioni che ricevete, ascoltando se qualche runa più di un'altra vi risuona. Vi faccio un esempio. Quando ho iniziato tempo fa a lavorare con le rune e con Odino, perché? Perché per me, Lisa, le rune sono strettamente collegate con Odino. Diciamo che è arrivato prima Odino delle rune, che mi ha messo pressione sull'andare sempre più a fondo delle rune, nonostante fosse da quando avevo 13 anni che lavoravo con le rune. Odino qualche anno fa mi ha messo un po' di pressione. Quando Odino si mette, come tutte le altre energie, entità del gruppo celtico norreno, non te le manda a dire, come le rune. E per me lavorare con Odino significa lavorare con le rune e viceversa. E Odino che cosa faceva? Io meditavo all'inizio col mio disco runico, con tutte le rune, e per darmi dei messaggi, mettiamo così, Odino mi faceva illuminare una o l'altra runa. Scusate il gioco di parole. Una runa piuttosto che un'altra, e me le mostrava davanti e mi diceva vai, stai con questa runa per 1, 2, 3, 4 giorni, la metti davanti a te, la guardi, te la porti dietro, te la porti in tasca, guardi l'energia della runa finché non capisci cosa ti vuole dire questa runa o come la tua vita in questi giorni cambia lavorando con quella runa. Questa è una cosa che potete fare anche voi. Prendete una runa, la portate in tasca, ovviamente non è che la mettete in tasca e la dimenticate. La mettete in tasca e semplicemente ascoltate come cambia la vostra vita in quel giorno. Diversissima sarà la vostra vita se fate il gioco di usare questa o se usate questa. Perché una è una runa un po' statica, appena tanto statica, è una runa ferma, è una persona messa dritta che non si muove. Mentre questa è una runa che si muove, di movimento, e la vostra vita sarà
agevolata da questa runa a muoversi, ma sarà ferma con questa runa qui. Non so se sono riuscita a spiegarmi, per fare degli esempi. Ora, io parlo delle rune con molta leggerezza e serenità, però ritengo che le rune siano degli strumenti potentissimi con cui non scherzare, ovviamente. Come direi, la stessa cosa di tutto il resto delle realtà spirituali. Grazie. Ma ti voglio chiedere, per esempio, per lavorare con le rune, io quante rune dovrei pescare? Lo so che questa parola non ti piace... perché alla fine è quello che uno deve fare, no? Deve fare, no? Pescare dal sacchetto. Allora, in realtà no, non proprio pescare dal sacchetto. Diciamo che, come ti dicevo prima, potete anche sentire se in un periodo vi sentite attratti. Per esempio, io sono sicura che se adesso vi mostro 3-4 rune, ce n'è una che non so perché vi chiama meno, ce n'è una che non so perché vi chiama di più. Ok, potete iniziare, anziché pescare proprio, a... lavorare con una runa. Vi porto un altro esempio di me. Quando tempo fa avevo il mio sacchetto, facevo così e dicevo adesso pesco una runa dal sacchetto, alle spalle avevo Odino che mi voleva tagliare le mani perché mi diceva non si pesca la runa che te l'ho appena fatta vedere, quella con cui devi lavorare. E matematicamente succedeva ovviamente che prendevo dal sacchetto, perché io sono di coccio, la stessa runa che mi aveva fatto vedere Odino. E mi dice, e due o tre volte che è successo questo, mi ha detto, quando vuoi smettere di pescare ti ringrazio, perché mi sento preso in giro. Ho detto, anch'io, a questo punto anch'io, allora smetto di pescare, promesso, e non ho più pescato. Vi consiglio di non pescare. Ma se sentite l'esigenza di prendere una runa, piuttosto sentite quella runa che vi attira, anche a livello visivo. Se vi posso dare un consiglio. Ok, quindi io stendo le 24 rune sul tavolo e mi focalizzo su quelle che mi attraggono di più. Sì, e su quelle che ti attraggono di meno anche, perché sappiamo che dietro quello che ci attrae di meno risiedono però le nostre più grandi risorse spesso. Non voglio quella cosa, ma una volta che io so come attraversare quella cosa diventa un mio alleato potentissimo. Quindi nota che ho steso le rune, sceglierò due rune magari, quella che mi attira di più e quella che mi attira di meno, correggimi se sbaglio. Questa è una buona idea, esatto, e lavorare con tutte e due, attraverso il nome della runa e attraverso proprio la traccia di quelli che sono i segni della runa, per anche semplicemente seguiteli con lo sguardo, no? Per esempio questa runa qua, seguite con lo sguardo questa runa nel modo in cui è fatta, che sembra una M, e osservatela nella vostra immaginazione di che colore è, cosa succede, che cosa vi mostra, se si formano parole, senza essere però travisati dal fatto che questa runa può sembrare una R o questa runa può sembrare una F. Hai parlato prima di rune fatte col DAS, ok? Queste rune suppongo che le fai tu. Sì, allora, anche queste che vedi le ho fatte io, alla fine le facciamo tutti. Allora, io le faccio, le rune, come quelle che vedete qua dietro. Di solito io le faccio o con la resina epossidica oppure con i materiali naturali, con il pirografo sul legno, perché ogni tipo di legno è importante. Ogni tipo di legno è diverso e io le faccio seguendo la luna, scusate il gioco di parole, runa e luna, la luna e le fasi lunari, di solito le faccio anche personalizzate, proprio perché abbiano l'energia della persona, ma delle volte faccio anche dei set che sono un po' a fantasia, dipende proprio se uno si sente chiamato o meno. Però vengono fatte su materiali naturali. Ecco, ti faccio una domanda un po' bastarda, come dici, che faccio sempre, però ti faccio una domanda semplice, però. Come sono nate in te le rune? Perché hai detto che le facevi con il DAS da piccola, quindi com'è nata questa storia delle rune? Perché non è una cosa comune in Italia, questa passione per le rune, è una cosa allora, particolare. È più comune in realtà di quanto si pensi, secondo me, ma non so, non ho visto, non è comune secondo me che un medium che parla con l'aldilà, eccetera, eccetera, si metta a fare tante rune, piuttosto si focalizza su qualcosa. Questo è vero. A me in generale è una cosa che mi ha sempre
mi sono sempre piaciute, mi hanno sempre attratto, tant'è che le prime rune, quelle che ho fatto col Dusk, non ce le ho qua da farvi vedere, perché ormai me ne vergogno quasi, perché le altre che faccio sono bellissime, ma quelle le ho fatte nella mia cameretta, anziché uscire con i miei amichetti sabato pomeriggio, io a 13 anni facevo le rune col Dusk, e le ho fatte perché? Perché sentivo un'attrazione verso le rune, verso le popolazioni celtiche, c'è sempre stata, e verso tutto quell'emisfero anche nordico, ok, quindi Svezia, eccetera, eccetera, dove peraltro sono stata più di una volta, e quello che è stato quel set mi ha seguito mi segue fino ad adesso e delle volte ancora lo uso per qualche cosa, perché comunque fa parte come della Lisa piccola, non so come dire, di quella parte di me, la prima cosa che ho fatto e non me ne separerei. Però è un'attrazione che avevo che non so spiegare. Probabilmente quello che io dico sempre, come altre cose, le rune come altre cose, se sono dentro di te, in qualche modo si muovono, vuol dire che già nelle vite passate tu hai conosciuto le rune. E molti di noi, ripeto, siamo qua in Europa e siamo già stati in Europa. E molte possono essere state persone che ognuno ha un'esperienza personale diversa, ma le rune sono qua sono a nostra portata. Sono una cosa alla nostra portata. Quindi, secondo me, chi sta toccando adesso le rune, nelle vite precedenti ha avuto in mano le rune per diversi motivi o le ha incontrate. Ok. Ti voglio chiedere, hai parlato di Odino prima. È legato questo... questa divinità con le rune? Fa parte della divinità? Le rune fanno parte di Odino? C'è una correlazione? Allora, le rune si dice che siano state date ad Odino. Dopo che quel poveretto era rimasto appeso 9 notti e 9 giorni su un albero, a un certo punto non ce la faceva più e ha dato in scambio, diciamo, per riuscire a essere tolto da quell'albero e per riuscire a vivere, non racconto tutta la storia, ha dato un occhio, ha dato un suo occhio, però ha ricevuto in cambio, attraverso quella fonte meravigliosa di conoscenza, la conoscenza che era composta dalle 24 rune. E Odino, come qualcun altro, ora io faccio sempre il paragone, spero sempre di non ledere la sensibilità di nessuno, ma ritengo che non ci sia un mondo solo spirituale, non ci sia soltanto una cosa, ma la religione non è fede, perciò io faccio spesso paragone tra Odino e Gesù. Entrambi ci insegnano in diversi modi sacrificio al fine di una conoscenza delle cose. A volte bisogna sacrificare anche una parte fisica di noi, come poteva essere l'occhio di Odino, che però gli aveva permesso in qualche modo di vedere con un terzo occhio non fisico e quindi di avere, di possedere dentro di sé la conoscenza di quelle rune. Odino per me è legatissimo, perché io sono legatissima ad Odino con le rune, ma credo che tutte le persone che in qualche modo hanno a che fare con le rune, che tra l'altro sono comunque legate a ogni runa è legata a diverse divinità celtiche, norrene, credo che Odino sia il fulcro con cui ognuno si interfaccia poi per capire e comprendere le rune. Ha un aspetto un po' rude, a volte si presenta come un mendicante, a volte arriva a cavallo, perché Odino di sicuro quello che non è altezzoso, non è un altezzoso che sta nell'Olimpo degli Dei, per fare un altro paragone ancora, ma è qualcuno che sta terra a terra, perché lui sa che stare nel mondo è l'unica soluzione per poter aiutare, supportare e dare quella conoscenza che lui ha, perché non la tiene per sé, la vuole disperdere per tutto il mondo, dare a chi anche ha il coraggio, a chi è degno, a chi si mostra di voler sacrificare anche qualcosa di sé. Questo non vuol dire che dobbiamo perdere tutti un occhio, chi lavora con le rune, perché per adesso ce li ho tutti e due, ma quella cosa simbolica è come proprio a dire che le rune ti aprono quel terzo occhio, quella conoscenza interiore.
di vedere attraverso gli occhi dell'anima e non solo gli occhi fisici. Ok, ti ringrazio. L'ultima domanda che volevo chiederti, che ci siamo parlati dietro le quinte prima di fare la diretta, è di quella famosa magia che parlavi delle rune. Ok, perché era una cosa carina. Allora, ho parlato del Seidran, ho parlato anche all'inizio, perché è spesso conosciuta come quella che è la magia legata alle rune. Per me è una magia sciamanica ancestrale, ok, che ha radici veramente dove non si può ricordare. È una magia nordica, norrena, che è legata agli elementi della natura, come tutto lo sciamanesimo, ma... nel caso del Seidr ha delle volte molte ritualistiche davvero particolari legate alle rune, legate proprio a quello che era anche le necessità del territorio o le necessità di quelli che erano le popolazioni dell'epoca, cioè veniva usata come vengono usate le segnature a volte, non so se le conoscete, le segnature, quella magia popolare anche dei guaritori di campagna, allo stesso modo delle volte il Seidr. È una magia però potentissima proprio perché legata quasi in modo tribale a degli archetipi o a quelli che sono dei concetti dentro di noi. Ritengo che tutti gli psicologi dovrebbero conoscere il Seidr e le rune, perché per assurdo hanno molti richiami, sapete, anche le costellazioni familiari hanno dei richiami tribali, tutto quello che ha dei richiami antichi, io dico tribali, ma perché? Perché intendo ancestrali, vecchi, che sono dentro di noi ormai, perché per quante volte siamo ritornati su questa terra, quelle cose ci hanno toccato e sono nel nostro sangue, e tutte quelle cose risuonano al nostro inconscio piuttosto che a noi come mente consapevole. E quando si parla di Seidr, ma come di sciamanesimo in altri punti di vista, o in altre parti del mondo, si parla di avere a che fare con la parte più tribale, la parte più ancestrale, la parte più istintiva di noi, la parte più... Che la mente consapevole fa fatica a prendere. Non so se mi sono spiegata. Ah sì, e in che cosa consisterebbe questa magia particolare? Ma in mille rituali, in verità, ed è difficile dirti uno per spiegarti, però è una magia che richiede spesso proprio di conoscere tanto bene le rune, conoscere tanto bene gli elementi della natura e conoscere soprattutto come metterli insieme. Perché io posso fare, ecco, le rune come il Seidr, come altre magie, non sono positive o negative. Cioè non hanno brutto o buono, non hanno un giudizio, le rune non giudicano. Questo è un viaggio come un viaggio, basta. Non c'è più o meno. E tutto quello che sono le rune, come tutto quello che è la magia legata soprattutto alle rune, ma ripeto anche altri, ma parlando di rune, tutta quella magia può essere usata con violenza o può essere usata con coraggio e per il supporto. Tutto può essere costruttivo o distruttivo a seconda delle persone. Quindi molto spesso anche il Seidr chiede a colui che lo vuole praticare, uomo o donna che sia, di passare attraverso prove iniziatiche molto forti, personali ovviamente, che in qualche modo mostrino la lealtà quanto la neutralità della persona, perché questa non vada a inficiare quelli che sono poi gli incantesimi che vengono usati o comunque il grande potere. Molto spesso usa gli incantesimi attraverso delle cantilene. Ok, ci sono mille cose da dire del Seidr, bisogna fare una diretta a parte, Luca. Okay. Sono troppe cose, però in generale, ecco, c'è questa cosa che accomuna come altri tipi di sciamanesimo. È uno sciamano alla fine, non è altro che uno sciamano anche questo, che però fa parte proprio della di questa magia legata alle rune, soprattutto di come le rune vengono legate, fatte, simboli, e ci sono mille varianti e modi per usarle. Ok, ti ringrazio, sono quasi le 22,
Ti volevo dire, tu organizzi corsi, fai corsi di questo perché a me è interessato, ti dico la verità, perché sinceramente delle rune non ne capivo niente e questa sera mi ha invogliato, però vorrei sapere, tu organizzi corsi, seminari? Allora, io ad aprile faccio un corso diviso in un mese e non sarà neanche abbastanza, perché tutte queste cose che vi ho detto e il modo in cui guardo le rune, cioè proprio da un punto di vista simbolico, le tratterò in questo corso qua ad aprile, in cui faremo proprio conoscenza barra esperienza di come meditare con le rune da un punto di vista anche magico. E ripeto che magia per me non è vedere le scintille o le stelline o chissà che cosa, i miracoli accadere. No, magia è creare con il proprio intento una realtà, co-creare la realtà che vogliamo, oppure attraverso quelle chiavi che possono diventare le rune, aprire quelle parti di noi che fino adesso sono rimaste segrete. Ad aprile, se volete altre info su questo corso, potete può andare sul mio sito oppure contattarmi direttamente per avere più informazioni. Ok, ricordiamo alle persone che il sito di Visari sta scorrendo nel banner di sola impressione che è www.lisamorello.it. Presumo che si possano anche acquistare le rune dal tuo sito, Sì, presumo. certamente si possono acquistare le rune, non credo che ci siano, forse c'è un set al momento disponibile, perché spesso cerco di farli il più possibile sulle persone, perché mi piace che abbiano l'impronta della persona, però su ordinazione si può posso anche fare i set, assolutamente sì. Grazie, ti ringrazio. Siamo stati orologi svizzeri, abbiamo finito alle ore 22, quindi ti ringrazio. Un saluto anche a Ok. Grazie a voi, grazie a tutti quelli te. che hanno ascoltato. Grazie, ti invito a rimanere connessa che concludo la diretta e ti ringrazio ancora per la tua disponibilità. Mi pare che ci vediamo anche il 15 del mese con Enrica Sì, Lupi. con Enrica ci vediamo il 15 per parlare di un argomentone, eredità. Perfetto, grazie mille Grazie ancora. a Grazie Elisa, ciao. voi. L'Associazione Lo Specchio dell'Anima di Gina Antonelli vi ringrazia per la partecipazione. Visitate la pagina web www.lospecchiodellanima.org per rimanere sempre aggiornati ed il nostro profilo Instagram as.lospecchiodellanima. Unisciti al nostro gruppo Telegram per rimanere sempre connesso con l'Associazione Lo Specchio dell'Anima.